Allora, siamo con Michele Sergi, si avvicina a questo derby col Cosenza, si respira sicuramente un'atmosfera d'attesa in tutta la città, si prevede un buon pubblico e si aspetta insomma una vigor che possa proseguire nel cammino insomma intrapreso nelle ultime due Sì, giornate. sicuramente sarà una partita sentita perché un derby è sempre un derby, poi giocare con la capolista per noi è motivo di grande orgoglio e quindi cercheremo di dare il massimo, cercando di proseguire su questa striscia positiva di queste due partite, nella speranza che possiamo fare bottino pieno. Che partita prevede insomma con il Cosenza? Una Sicuramente. partita equilibrata con poche occasioni oppure insomma le squadre faranno di tutto per Oddio, superare questo questa non glielo so vicenda? dire, sono sicuro che sarà sicuramente una partita difficile, perché affrontare, come dicevo prima, la prima classifica non è mai facile, se sono lì in classifica un po' di merito ce l'avranno e quindi sicuramente sarà una formazione dura da battere. Dal canto nostro cercheremo di sfruttare ogni singolo pallone, magari cercando di far gol, anche uno potrebbe anche bastare, quindi poi cercheremo lì di non subire gol, questo è il nostro cammino che dovremmo fare. Per quanto riguarda poi il risultato, si sa, il calcio certe volte nei derby, magari non è la squadra favorita a vincere, quindi speriamo che questo tabù prosegui su questa strada. Tra l'altro anche tu 2 anni fa sei stato protagonista, non c'è stato Vigor Catanzaro, soprattutto all'andata a Quirra, la Vigor era data favorita, insomma si pensava Eh in sì, una e partita fa e poi invece siamo riusciti a poi siamo riusciti a pareggiarla con un gol pareggiare tuo, con tra un gol mio l'altro. verso al secondo tempo, dove perdevamo tra l'altro. Ripeto, i derby sono sempre difficili da pronosticare, quindi secondo me non c'è una favorita. Chiaro, noi giochiamo in casa, abbiamo il pubblico dalla nostra parte, però loro sono primi in classifica, quindi dobbiamo stare attenti a questo. In cuor vostro magari sperate un po' anche che il Cosenza vi sottovaluti un po'. Io in cuor mio spero di vincere perché non sono abituato a giocare per il pareggio. È chiaro che non sarebbe da buttare via, per carità, però io ho giocato sempre per cercare di vincere le partite e lo farò, cioè lo faremo sicuramente anche contro il Cosenza. Mancherà purtroppo un ragazzo per squalifica, debutterà dal primo minuto Falco. Insomma, abbiamo visto anche oggi una buona intesa. Un tuo giudizio su questo nuovo attaccante, insomma, che è arrivato da pochi giorni qui a Lamezia. Un giocatore sicuramente valido, un giocatore che comunque stava in Serie B, anche se aveva giocato poco, però è sempre un giocatore di Serie B, quindi si vede che è bravo tecnicamente, che sa tenere bene la palla e speriamo che ci dia una mano perché ce ne serve. Come caratteristiche, come lo vedi? Abbastanza simile a Mauro Ragazzo. Sì, anche se un po' diversi, siamo un po' diversi tutti e tre. Mauro magari tecnicamente ha qualcosa in più, lui è uno che attacca un po' più gli spazi, io credo che tutti e tre possiamo dare un buon contributo a questa Liga, ma indipendentemente da chi giocherà, poi sarà l'allenatore a decidere, però credo che siamo sulla strada buona. Abbiamo visto anche oggi in buona forma, insomma un gol rovesciata, che tra l'altro abbiamo visto recentemente anche su internet, avevi fatto a Francavilla Ah un sì, gol splendido avevo anche. fatto un gol alla prima uscita a Francavilla Fontana, è stato un bel gol, speriamo di rivederci magari col Cosenza. Senti, un appello finale al pubblico, non ci saranno tifosi avversari, purtroppo questo ormai non è una novità, visto che i derby si Sì. giocano ormai o a porte chiuse oppure Sì, senza io corresponsione. spero che vengano in tanti, che ci sostengano così come hanno fatto magari a Pescina, quel gruppo che c'era a Pescina sono stati veramente calorosi, sono stati bravissimi e spero che vengano tantissimi perché noi abbiamo bisogno di loro. Gli possiamo promettere sicuramente di dare il massimo e di cambiare insomma, tendenza a quello che era stato un 2008 balordo. E niente, speriamo che ci sostengano fino alla fine. Ok, bocca al lupo per domenica.